Recensioni online, un tema caldissimo che oggi tratteremo anche alla luce di quello che è stato uno studio condotto dalla stessa Commissione europea, in accordo con le varie agenzie nazionali di tutela al consumatore, che ha evidenziato che 223 importanti siti web verificati alla ricerca di recensioni false o ingannevoli, in quasi due terzi di questi, che sono e-commerce, marketplace, siti web di prenotazione, motori di ricerca, non è stato possibile garantire sull'affidabilità delle recensioni che erano all'interno custodite. In ben 144 dei 223 siti web controllati, infatti, non è stato possibile accertare che le recensioni siano state pubblicate da consumatori che abbiano effettivamente utilizzato il prodotto o il servizio recensito. Inoltre, le statistiche ci dicono che 104 dei 223 siti web esaminati non informano i consumatori sulle modalità di raccolta e trattamento delle recensioni. 118 siti web non contengono informazioni sulle modalità di prevenzione delle recensioni false. 176 siti web non menzionano le recensioni incentivate, che sono quelle, ad esempio, derivanti da una ricompensa in denaro, una promozione o uno sconto. Infine, possiamo dire che si stima che l'82% dei consumatori consulta le recensioni lasciate sul web da altri utenti prima di prenotare un soggiorno in albergo, comprare un prodotto o andare al ristorante. Ecco che la direttiva Omnibus introduce proprio una regolamentazione relativa alla tutela del consumatore online. Questa normativa infatti si inserisce nell'ambito dell'iniziativa dell'UE New Deal for Consumers con lo scopo di rafforzare l'applicazione del diritto dell'Unione Europea in materia di tutela dei consumatori e adeguare il relativo impianto normativo all'evoluzione digitale dei mercati. Uno dei temi trattati dalla direttiva sono proprio le recensioni che vengono rilasciate sui prodotti venduti online e che troppo in realtà spesso risultano essere false o quantomeno non veritiere. Per recensioni false si intende in particolare una recensione pubblicata online che non riflette la realtà degli eventi o che non è stata scritta da una persona che ha realmente comprato o quantomeno usato il prodotto o servizio di cui si tratta. Fatte queste premesse, era normale quindi che si sentisse l'esigenza di un intervento legislativo al fine di tutelare sempre di più il consumatore, in quanto le recensioni hanno la forza di poter influenzare le scelte del consumatore, di ingannarlo, di manipolarlo, tanto che questa pratica viene ora considerata come una pratica commerciale scorretta e pertanto soggetta a sanzioni anche molto salate. Ecco, in particolare la direttiva sancisce che il consumatore dovrà essere informato su quali sono i processi e le procedure che il sito web ha messo in atto per far sì che quelle recensioni siano effettivamente attendibili e quindi provengano da clienti che abbiano acquistato realmente il prodotto. Inoltre, devono essere adottate misure ragionevoli e proporzionate per garantire che esse provengano da consumatori, ad esempio inviando una richiesta di informazioni per verificare che il consumatore abbia effettivamente utilizzato e acquistato il prodotto recensito, in modo da fare, diciamo, una doppia verifica su, diciamo, chi ha lasciato la recensione, se ha acquistato appunto il prodotto. Ecco che oltre a comunicare quali siano gli strumenti utilizzati per verificare le recensioni, occorre anche utilizzare dei mezzi idonei a far sì che sia possibile verificare l'acquisto del consumatore che ha lasciato quell'opinione, quella specifica opinione sul prodotto. Oltre a questo, la direttiva vieta di pubblicare recensioni, raccomandazioni di consumatori false, per esempio postando like, mi piace sui social media, oppure incaricando terzi di farlo, nonché manipolare le recensioni e le raccomandazioni dei consumatori, per esempio pubblicando solo le recensioni positive e sopprimendo, escludendo quelle negative. Questa pratica si verifica ad esempio estrapolando apprezzamenti pubblicati sui social media e riportandoli sul proprio e-commerce, magari omettendo le parti scomode e riscrivendo alcune porzioni per renderle ancora più esplicite e più favorevoli. Ecco, volendo fare un elenco di come cambierà il mondo delle recensioni a seguito dell'entrata in vigore della direttiva in Italia, possiamo dire che sicuramente si potranno pubblicare recensioni di clienti che hanno effettivamente acquistato il prodotto. Se non è possibile garantire tale situazione, sarà necessario inserire un richiamo all'interno del sito web dove viene data apposita indicazione che non è possibile garantire la provenienza di quella opinione.
Quindi non si può assicurare con certezza che effettivamente il cliente che ha rilasciato quella recensione abbia acquistato il prodotto. Facciamo un esempio. Le recensioni su Google possono essere lasciate da chiunque. È sufficiente creare una mail per poter lasciare una recensione e non ci sono attività di controllo da parte di Google. Se voglio riportare o linkare quelle recensioni sul mio sito web, devo fare apposita comunicazione di dove sono state acquisite e del fatto che non vi sia un filtro, o meglio, richiamare la policy del portale Google dove appunto viene data indicazione sui metodi di raccolta e di verifica. Ancora, io, titolare di e-commerce o sito web o marketplace, dovrò indicare quali sono le modalità che adotto per dimostrare al consumatore che tale recensione sia veritiera. In questo modo il consumatore potrà conoscere prima quali sono i criteri per la pubblicazione delle recensioni e anche il motivo per il quale vengono utilizzati quegli strumenti. È necessario inoltre inserire tutte le recensioni, quindi sia quelle positive che quelle negative. Certo, avrò la possibilità di ordinarle in modo che vengano visualizzate qui prima quelle positive, ma devo dare anche questa indicazione. In ogni caso, l'utente dovrebbe sempre avere a disposizione la possibilità di poter cliccare facilmente sulle recensioni negative, visionarle, e quindi bisogna dare la possibilità a tutti di poter accedere a tutte le recensioni che sono state lasciate. Quindi, non è possibile inserire solo quelle positive scegliendo quelle più attraenti. Questa è assolutamente una pratica commerciale scorretta. Inoltre, è necessario indicare se una recensione è stata incentivata, magari con uno sconto o un vantaggio di altra natura, e dichiarare quando una recensione è stata richiesta, quindi stimolata, così che il cliente sappia che quella recensione non è stata lasciata spontaneamente, ma è stata in qualche modo richiesta dal venditore. Per le stesse ragioni indicate sopra, non si potranno più manipolare le recensioni, ossia modificare il testo lasciato dai clienti per ottenere un testo, diciamo, migliore che identifichi solo le note positive dei nostri prodotti o servizi. Tralasciando il copyright sulle stesse, quindi la violazione commessa nel rielaborarle, la modifica comporterebbe la creazione di una nuova recensione, che quindi non è più attribuibile alla persona che l'ha lasciata e quindi viola la disciplina che abbiamo appena richiamato. Infine, sono state indicate delle regole relative ai social network, che seppur indirettamente regolano l'acquisizione delle recensioni tramite quei canali. Infatti, il venditore non potrà indurre i consumatori a lasciare recensioni sui social in modo incontrollato, portando così il consumatore a credere che quel prodotto sia stato recensito effettivamente da chi abbia acquistato il bene, quando in realtà non è così. È sempre richiesto che la recensione provenga da chi ha acquistato o quantomeno abbia effettivamente testato o usato il prodotto. In conclusione, possiamo dire che la direttiva Omnibus si inserisce all'interno di un'esigenza più ampia dell'Unione Europea volta alla migliore tutela del consumatore. In particolare sul tema recensioni, la direttiva vuole eliminare la possibilità per il consumatore di cadere nel tranello delle recensioni false, ingannevoli o non veritiere, che possano plagiarlo e possono influenzare quelle che sono le sue scelte d'acquisto in modo distorto. Per questo appunto è necessario agire come abbiamo detto e far sì che le scelte del consumatore siano assolutamente informate, consapevoli e non vengano indotte da delle recensioni che non sono assolutamente veritiere. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande scrivimele nei commenti. Ciao e al prossimo video!